Spero che questa camminata a piedi nudi sia stata una scoperta per alcuni e invece una conferma per altri. Ho pensato utile fermarmi qui proprio perché siamo vicino a una capanna, no? Questa è una cosa che molto spesso fanno i bambini quando vanno in natura, ricreare la capanna. Questo ci connette veramente a quello che era il nostro spirito primigenio, quello di creare delle piccole abitazioni, dei piccoli luoghi di riparo. Come potete vedere, è quello che viene un po' dal 1976 in poi, è chiamato l'effetto biofilia, cioè quel sentimento che, presente soprattutto nei bambini, ci riporta in diretto contatto con la natura, anche in maniera inconsapevole. Ogni gioco che fa il bambino, c'è sempre questo desiderio di creare capanne, entrare in relazione con gli animali, è l'essere attratti da aspetti esterni della natura intorno a noi. Questo è bellissimo ed incredibile. Quanti di voi hanno figli? Quanti di voi hanno avuto l'esperienza di avere appunto il bambino, la bambina che da piccolo era attratta dal dinosauro, dal drago? Sono gli archetipi di quello che è l'animale selvatico, no? L'orso e il rinoceronte, perché al bambino si regala l'orsacchiotto? Perché ovviamente uno dei simboli archetipici più potenti è l'animale selvatico. Se voi vedete nelle società primitive, tutti quelli che sono gli archetipi fondamentali, le maschere zoomorfiche, sono, qualcuno di voi è venuto con me all'uomo cervo, no? La maschera dell'uomo cervo, l'uomo orso. Nelle società totemiche addirittura si acquisisce il nome di quel determinato animale. In alcune del vegetale, per esempio in Nuova Guinea ci sono delle società tribali che si tatuano per esempio il fiore della zucchina, che rappresenta uno degli elementi fondamentali di sussistenza della loro cultura. Quindi la biofilia, questa attrazione profonda che noi abbiamo nei confronti della natura, è qualcosa che abbiamo da sempre dentro di noi. Quindi il processo che noi dovremmo attuare di laboratorio anche comunicativo è: io imparo a scoprire me per insegnare all'altro a rivelarsi, giusto? Quindi cerco sempre di fare un sistema dialogico in cui non sono solo io che parlo, ma ci confrontiamo insieme. Voi vi siete mai domandati che ruolo ha avuto la natura nella vostra evoluzione in quanto individuo, nella vostra crescita? Quanto per esempio una esperienza semplice fatta da bambino vi ha segnato? Magari quel giorno che vi trovavate in quel prato e avete visto una mucca. Queste sono esperienze che chi le ha vissute le dà per scontate, ma io onestamente, portando quotidianamente gruppi di adulti, ragazzi, fare questi laboratori, mi rendo conto che non è scontato. Una volta, per esempio, in un evento che facciamo col Parco d'Abruzzo, che si chiama proprio Transumanza, mi è capitato di vedere un bambino al quale facevamo, insomma, questo laboratorio in cui spiegavamo la mungitura delle capre. A un certo punto dal recinto in cui avevamo messo queste capre esce fuori una gallina. Il bambino guarda questa gallina e dice alla mamma: guarda mamma, un pollo col vestito. Perché questo bambino non aveva mai visto una gallina o un gallo nel suo ambiente, e quindi per lui la gallina o il gallo erano dentro il supermercato, no? Quindi è nudo. In quel caso era col cappotto, il pollo col cappotto. Oppure un'altra volta, in una fonte,
mi è capitata una persona che ha detto: ma qui che succede? Si è rotto un tubo? Convinta che c'era un sistema idraulico che portava l'acqua da un paese a un altro, no? Invece quella era una fonte. Ci sono cose che chi vive in natura dà per scontato, ma non sono scontate. Noi dobbiamo, anzi, tutto il genere umano deve essere rieducato a questo. Ma voi, chi, anzi, sempre per confronto, chi di voi ha mai coltivato una pianta, che ne so, un pomodoro o un albero di pesche e ha colto direttamente dalla pianta o dall'albero? Quanti siamo? Siamo una, siamo una, quanti siamo in tutti? 25? Più o meno, sì. Su 25 persone, chi è che sta saltando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La metà non l'ha fatto ed è la cosa più semplice del mondo e è senza dubbio una delle esperienze più remunerative che può fare un essere umano. Per questo adesso si usano anche tutta una serie di processi terapeutici, per esempio attraverso l'orticoltura. È uno dei vari esercizi che io raccomando. Durante il periodo di lockdown molti mi chiedevano, ho fatto tante interviste, interventi, qui mi chiedevano: ma com'è possibile attuare l'ecopsicologia e l'ecoantropologia adesso che siamo chiusi dentro casa? Possibilissimo. Avete un seme di zucca? Mettetela in un vaso, guardate cosa accade. Noterete la trasformazione. E la trasformazione c'è, perché la natura è semplicissima. Se tu metti un seme dentro la terra e te ne prendi cura, quello cresce. Magari non oggi, magari non domani, ma tempo 5 giorni esce fuori. E vi sentirete demiurghi. Demiurgo è colui che crea, no? Quindi il processo più primitivo è l'uomo faber, l'uomo che fa. Bellissimo. Voi con le vostre mani state dando una vita e state assistendo a una vita che si evolve, che si sviluppa dal suo essere seme al suo diventare frutto. Bellissimo. Questo è un bel concetto di Marcella Danon, che è, insomma, insieme a me una delle prime persone che cerca di portare l'ecopsicologia e l'ecoantropologia qui in Italia. Parla del modello seme, facendo proprio una similitudine. Il seme è un po' come l'individuo. Quando è seme in sé, non sa di essere altro, no? Di avere la potenza di essere altro, perché si vede solo come seme, giusto? Nel momento in cui tu il seme lo poni a terra, il seme si trasforma. Allora, questo che vuol dire in senso psicologico? È che è il primo passaggio in cui noi ci rendiamo conto che possiamo avere altre possibilità, cioè che stiamo andando fuori da quella che è una realtà codificata. Quante volte vi è capitato, per esempio in una discussione, di dire all'altro: io sono così? Quanti di voi l'hanno fatto? Non avete mai detto: ma io sono fatto così? Beh, io sono fatto così. Ho sentito molte volte. Quante volte l'avete detto? Tante volte, no? Io sono fatto così, sapete, sempre tornando al sanscrito, vuol dire asmita, falsa percezione, erronea percezione del sé. È un termine filosofico molto interessante, perché quando tu dici io sono questo, ti stai creando una codificazione, quindi ti stai relegando all'interno di quello spazio limitato, invece tu sei altro, quindi il seme in potenza è albero. Quando il seme si trasforma e diventa albero, è il secondo passaggio psicologico, si cresce, si comincia ad essere qualcosa di diverso e ti accorgi che allora non sei più quella cosa unica, sei potenzialmente altro. E allora si aprono tutta una serie di possibilità. Se io non sono solo quello, allora posso trasformare la mia realtà in questo, questo e quell'altro, e diventa il primo processo, per esempio, terapeutico verso quello che è un disagio. La malattia stessa ci dice questo, soprattutto quella mentale. Pensate alla persona depressa, non esce mai da quel, anche una volta guarita rimarrà sempre lo spettro di quel fenomeno che
è l'aspetto patologico, no? E quindi io sono quella persona che ha sofferto di depressione. Quando invece ti poni in quanto seme che si sta trasformando, cambiano anche le prospettive in parte. Ovviamente è un processo lungo di conoscenza e riconoscimento del sé, che ci permette poi di arrivare verso un processo successivo, che è il processo: che cosa se io pianto una nespola, l'albero cresce, la prima cosa che succede dopo qual è? Che cosa nasce dal ramo? La gemma. La gemma che cosa vuol dire? Che in quel processo di crescita c'è una fioritura. Quindi che tu, a volte la fioritura è anche in negativo, non è detto che sia sempre tutto costruttivo, quello che è il kairos, il tempo critico, a volte si vive anche attraverso il trauma, quindi non è detto che sia sempre un processo facile, che la fioritura sia facile, però diventa una fioritura, cioè che prima o poi questo processo di trasformazione si attua e il fiore nasce. Quindi vuol dire che tutti noi abbiamo quel potenziale non solo di diventare albero, ma di diventare appunto fiore, gemma. Il processo finale dell'individuo qual è secondo voi? Dopo la gemma? Quello di crescere, di evolvere. Sì, proprio in senso biologico. Dopo la gemma c'è? Il frutto. Il frutto. Il frutto vuol dire che io sono pronto, in quanto individuo, a ridistribuire all'interno della comunità. Quindi questo, mettiamo, adesso è bellissimo, no? Ho queste pigne in mano. L'albero ha fatto questo, quindi cade a terra, riporta altra vita. Il processo di autoriconoscimento, giustamente, è l'ultimo passo, che è: se io ho raggiunto consapevolezza, trasmetto all'altro. E il trasmettere non vuol dire mica che devo insegnare, per forza. Molti di voi sono insegnanti, ma semplicemente il ritrasmettere vuol dire anche avere un gesto verso l'altro. Ho finito questo laboratorio, andiamoci a prendere un caffè. Ci sono due possibilità: mi fai un caffè? Oppure, ciao, buonasera, come va? Per favore, potrei avere un caffè? Quello è il processo di redistribuzione. È un ciao, come stai? È qualcosa. La metafora naturale ci insegna l'etica. L'albero non cresce se tu l'acqua non gliela dai. Così come il gesto con l'altro non cresce se tu non lo stimoli. Se non sei tu un motore attivo della trasformazione, no? Il riconoscimento dell'altro. Quello che sempre nel sanscrito è chiamato. Mi piace usare sempre il sanscrito perché in realtà con una parola traduce un concetto filosofico, perché è alta filosofia, il sangha, che è la comunità in cui tutti si adoperano per una trasformazione spirituale comune. Invece qua quando parli di collettività c'è sempre una collettività magari economica, invece sangha è un concetto di trasformazione, di comunità interiore del gruppo. Questo è bellissimo, no? Quindi quanto un bosco, una pineta così, lo ritrovate tutto quello che sto dicendo in quello che vedete intorno a voi? Perché c'è, no? Perché la natura è il più grande maestro. C'è una bella parola di Goethe, Goethe lo riferiva alle montagne, dicendo le montagne sono maestri muti che creano dei discepoli silenziosi. No, sono maestri silenziosi che creano dei discepoli muti. Ora non so se l'ho tradotta nel modo giusto, ma insomma il concetto è quello. Che è nel silenzio che noi troviamo il gesto.